All'indomani del via libera del CDA del Monte dei Paschi di Siena all'aumento di capitale fino a 2 miliardi e mezzo di euro per far fronte al deficit patrimoniale emerso negli esami della BCE, si è tenuto il faccia a faccia tra l'amministratore delegato di Rocca Salimbeni, Fabrizio Viola, e i rappresentanti sindacali. L'incontro, durato circa 2 ore, è servito per fare chiarezza sulle misure che sono previste nel capital plan della banca e che escludono nuove ripercussioni sui dipendenti. Soddisfazione dunque nelle parole dei rappresentanti sindacali, ma un po' di preoccupazione permane attorno all'ipotesi di fusione caldeggiata dalla Banca Centrale Europea. L'operazione più importante è quella della ricapitalizzazione, che esclude quindi al momento ulteriori ricadute sul personale. Questo ovviamente è stata la nostra principale considerazione, la nostra principale richiesta. I lavoratori della Banca Monte dei Paschi e del gruppo da 2 o 3 anni sono interessati a fortissimi processi di ristrutturazione, anche a fortissime penalizzazioni anche salariali, e quindi non possono più essere chiamati in causa. Anche l'azienda ha anche detto che francamente, e questa è una dichiarazione che aspettavamo da tempo, e personalmente mi ha fatto piacere sentirlo dire, che francamente i lavoratori hanno dato tutto quello che era possibile dare fino adesso, ci è stato riconosciuto, e che il problema della banca in prospettiva dipenderà molto da quello che l'Europa ci chiederà. Io spero che tra qualche proclama e qualche 80 euro Renzi trovi anche il modo di occuparsi di problemi seri, veramente. Quali sono, per esempio, la sopravvivenza autonoma della terza banca del paese.